tracciamo le diagonali sul nostro foglio. In questo modo troviamo il centro. Le diagonali sono quelle linee che formano una grande X. Cerchiamo di essere precisi. In questo modo troviamo il centro esatto del foglio, sul quale andiamo a puntare l'ago del compasso con apertura 5 cm. Tracciamo la prima circonferenza. Fate in modo che sia ben visibile, non siate troppo leggeri. Dopodiché prendiamo riga e squadretta oppure doppia squadretta, la prima la posizioniamo sul margine basso del foglio e vi facciamo scorrere sopra la squadretta in modo che essa sia passante dal centro. Possiamo tracciare ora una linea continua oppure, meglio ancora, tracciare solamente due segni, uno in basso e uno in alto, in corrispondenza della circonferenza. Lo facciamo anche orizzontalmente, sempre utilizzando squadretta e riga, in modo da avere linee parallele ai margini del foglio. Un segno a sinistra e un altro a destra, abbiamo così individuato quattro punti sulla nostra circonferenza. Facciamo sparire le diagonali cancellandole. Fatto quello, prendiamo il compasso e lo puntiamo su ciascuno dei quattro punti appena individuati, sempre con apertura 5 cm. Tracciamo su ciascuno dei punti una nuova circonferenza. Se siete precisi, la circonferenza andrà sempre a passare dal centro del foglio, coinciderà sempre uno dei margini con il centro del foglio. Circonferenze sempre ben visibili, non andate a fare dei crateri, ma delle linee che siano comunque visibili quando andrete a colorare. Fatto ciò, andiamo a individuare 8 punti sulla circonferenza centrale. Quali sono questi 8 punti? Sono i punti in cui le circonferenze che avete appena tracciato vanno a coincidere con la circonferenza centrale. Li vedete individuati con il pallino rosso. Individuati i punti, andiamo a puntare l'ago del compasso con apertura sempre 5 cm, tracciamo un bel cerchio su ciascun punto. Anche in questo caso occorre essere molto precisi. Per facilitare l'operazione e non confonderci, possiamo procedere in senso orario, facendo finta che il nostro cerchio centrale sia un orologio. Una volta completato tutto il giro con questi cerchi, il disegno è completo. Rimane solamente da colorarlo. Anche in questo caso i colori li scegliete voi. Non andate per forza a seguire il modello che ho messo su Classroom, a meno che non sia proprio di vostro gradimento. Per non confonderci quando andiamo a colorarli, conviene seguire il giro come vedete che faccio io, dall'ultimo anello fino al primo, oppure dal primo fino all'ultimo, ma non andate a sovrapporli perché poi vi confondete e magari sbagliate. Come vedete al computer è molto veloce procedere, ma voi impiegherete qualcosina in più.
questo caso io vi consiglio di colorarli con le matite colorate, ma chi preferisce i pennarelli colorati può fare tranquillamente. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se riscontrate problemi o incontrate difficoltà, potete contattarmi via email oppure direttamente sullo stream di Classroom. Mi raccomando, buon lavoro!